Parliamo della sostituzione del tritono, una progressione molto importante, molto utile nell'armonizzazione jazzistica e soprattutto anche per l'improvvisazione. Si tratta della sostituzione di un accordo di settima di dominante, in particolare nel quinto primo, quando noi abbiamo appunto un quinto primo e vogliamo alterare il quinto grado, quindi l'accordo di settima che se fossimo in do sarebbe il sol settima, possiamo sostituirlo con un accordo costruito sulla sua quarta eccedente. Esempio, quinto primo in do, sol, do, diventerebbe re bemolle settima, do. Vediamo oggi l'arpeggio minore settima. Vediamo come è composto dal punto di vista dei gradi, prima, terza minore, quinta giusta e settima minore. Quindi in do sarà prima, terza minore mi bemolle, quinta sol, settima minore si bemolle. Partiamo dal concetto delle sei posizioni che abbiamo già visto nella scala maggiore e anche nell'arpeggio di settima maggiore. Poi vedremo anche delle altre posizioni viste magari in maniera più orizzontale sulla tastiera. Partiamo appunto da questa appena fatta, 1, 4, 3, 1, 3, 2, 1, 4. Abbiamo poi in più la settima minore e la quinta sulla sesta corda. Affrontiamo oggi una delle progressioni fondamentali del mondo del jazz, ma della musica anche in generale, che è il turnaround. Il turnaround è una progressione costruita sugli accordi presi dalla scala maggiore, quindi primo grado maggiore, sesto grado minore settima, secondo grado minore settima e quinto grado di dominante di settima. Quindi nel caso di do avremo do settima maggiore, la minore settima, sesto grado, re minore settima, sol settima. Ok, primo, sesto, secondo, quinto. Andiamo ad analizzare adesso alcune cose che appartengono al mio fraseggio, in particolare sull'accordo maggiore. Mi piace l'utilizzo degli intervalli, gli intervalli che ovviamente sono terza, quarta, quinta, sesta e settima, quindi in questo caso terza, quarta, quinta, sesta e settima. L'utilizzo anche dell'omissione della quarta, quindi di una scala maggiore che diventa a sei voci. Infatti la quarta è l'unica consonanza imperfetta che genera comunque una tensione. Ed è l'unica nota che non si può aggiungere all'accordo maggiore. Quando noi suoniamo la triade possiamo aggiungere la sesta, la settima e la nona, ma non la quarta. Thank you.